Cari amici di Juventus, una signora per due, ben ritrovati e ritroviamo anche con piacere Andrea Bosco, che saluto, ben trovato Andrea. Buongiorno Massimo, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Bene, io sono qui per aggiornarmi sul Bosco pensiero, nel senso che si è dimesso, partiamo dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto, devono coinvolgere ancora la Juventus, ha fatto un passo indietro Piero Sandulli, membro non del... Si è autosospeso. Si è autosospeso. La prima cosa che ti chiedo è una scelta di buonsenso, secondo te determinata dalla sua deontologia professionale, dalla sua coscienza giuridica, o può esserci dietro qualche altro motivo, Andrea? Ma io francamente non saprei risponderti, penso però che tante le dichiarazioni che ha fatto, tanti i suoi precedenti, e non parlo solo di Calciopoli e di quello che disse un anno dopo Calciopoli, cioè vale a dire giudicamo sull'onda del sentire popolare. Parlo per esempio della vicenda Juventus-Napoli rinviata a causa Covid, nel quale lui scrisse nelle sue motivazioni di dolo preordinato, accusò il Napoli di dolo preordinato, dopodiché il signor Gravina decise di non costituirsi come parte lesa al CONI, non ci andarono nemmeno come federazione al CONI. Infatti l'apertura della vicenda al CONI durò credo 10 minuti neanche, aprirono e chiusero perché la Juventus non ci andò, non rivendicando nulla, e probabilmente fece anche bene in quella vicenda a farlo. La federazione, che avrebbe dovuto difendere Sandulli, no, sì. Non lo fece, non andò al CONI, accettò il verdetto del CONI, però Sandulli aveva scritto dolo preordinato, indipendentemente poi della vicenda ASL, eccetera. Allora uno, a un certo momento, se il tuo datore di lavoro si comporta in quel modo, tu te ne vai, cioè io dico la verità, se in un giornale o quando lavorava alla RAI, cioè, mi avessero trattato in quel modo, tu dici, sarei andato, avrei dato le dimissioni, mi sarei andato. Adesso lui ha detto queste cose, ma c'era anche lui per esempio a quel convegno nel quale Ciro Santoriello disse scherzosamente, non scherzosamente, di odiare la Juventus, di ladrocini in campo e di vicenda in qualità di PM nella quale non poteva che essere anti-juventino. Cioè, perché poi, sai, quando il concetto è reiterato, no? Hai voglia di dire che scherzi, eccetera. E se tu ci stai in quel convegno, nel quale si parlava di economia, di rapporti economici col calcio, eccetera, la matta, guarda, Juventus, eccetera, la matta, no, insomma, trae anche le conclusioni, quindi non so quali siano state le cose. Certamente io mi sarei dimesso, lui si è autosospeso all'italiana, insomma. Senti, Andrea, molti vedono delle analogie con il 2006, diciamo che nel 2006 il campionato e la situazione era un po' diversa, per cui la Serie A poteva probabilmente reggere un campionato senza la Juve. Quest'anno io vedrei un campionato di Serie A di massima divisione senza la Juve molto difficile da sostenere. Tu sei dell'idea che la Juventus possa o rischi la Serie B? Teneva presente che fra 2 mesi devono vendere i diritti del nostro campionato. Io francamente non so darti una risposta. Ti dico che il profumo di complotto aleggia, perché è venuta fuori un'analogia con Calciopoli che è inquietante, cioè è venuta fuori un'intercettazione che non è stata acquisita da Chinè, che non è stata acquisita dalla Corte d'Appello, e
che scagiona la Juventus di fatto. L'intercettazione che non è stata acquisita scagiona la Juventus. E la cosa ricorda sinistramente il fatto che ai tempi di Calciopoli Palazzi non aprì le intercettazioni che riguardavano l'Inter, Aurizio non le segnalò con i baffi rossi, Beatrice e Narducci al processo di Napoli si persero addirittura i filmati del sorteggio, furono sostituiti con il fermo immagine ed erano prove dell'accusa spariti dal tribunale di Napoli, mai più ritrovati. C'è stato perfino un processo che poi è stato archiviato, ma chi abbia preso quei filmati resta ancora sconosciuto. Quindi aleggia questo, io non lo so se la Juventus sarà retrocessa, non sarà retrocessa, dico che a differenza del 2006 questa volta io spero, nel caso le cose si mettano male, che la Juventus vada al tale e fermi, blocchi i campionati. Spero che non sbuchi come l'altra volta un Luca Cordero di Montezemolo che consigli la Juventus di non andare al TAR e che poi venga pubblicamente ringraziato dall'ATER come è successo. L'ultima due cose, dal collegio di garanzia ti aspetti qualcosa di positivo oppure no? Allora, io ho letto le motivazioni e le motivazioni fanno acqua da tutte le parti. E guarda, escludo da tutta questa vicenda il fango mediatico, perché i giornalisti fanno il loro mestiere, poi magari resta l'opportunità o meno di pubblicare intercettazioni che non siano rilevanti, però è anche vero che se escono quelle notizie è perché i magistrati le fanno uscire. Cioè, io non credo alla bubola del cancelliere infedele, no, prefigurato, eccetera. C'è qualcuno, ed evidentemente non possono che essere i magistrati, che ha interesse a far uscire queste intercettazioni e ad alimentare l'agonia mediatica a precostituirsi magari un verdetto, un percorso, eccetera. Io dico solo una cosa, e guarda, sono molto serio perché non scusa il secondo, perché purtroppo da pubblicità ho un altro cellulare e la pubblicità è assillata. Sì, ma non c'è problema, dicevi? Allora, no, dicevo che sono molto serio in questa valutazione che sto facendo. Io credo che sarebbe opportuno che Gravina si dimettesse, perché le cose infami che sono successe negli ultimi anni, durante la sua presidenza e adesso con il rinnovo della sua presidenza ancora, sono talmente gravi e talmente, perché allora parliamoci chiaro, quello che riguarda questa vicenda plus Valenza, cioè Juventus non Juventus, disparità di trattamento o meno, eccetera, eccolo, c'è stata una omessa vigilanza da parte degli organi competenti della federazione, su questo non c'è dubbio, no? Se poi assumi la vicenda tamponi della Lazio, finita come è finita, il giudice alla Chinea anche in quella, in quella situazione, se ci metti il responsabile degli arbitri che si è scoperto che era un narcotrafficante, non un ladruncolo qualsiasi, un narcotrafficante, la situazione arbitri poi sappiamo quella che è stata, quella che è in essere, eccetera, no. Se ci mettiamo il fatto che per due edizioni del mondiale l'Italia sia stata esclusa per i suoi demeriti e per incapacità di gestione da parte della federazione, prima di Taletto, adesso di Gravina, e assumi poi le risse ignobili sui diritti televisivi, su tutte le manchevolezze, cioè capisci che una federazione gestita da Gravina non è più sopportabile, questo è quello che penso io, ma con onestà, senza... No, è stato chiarissimo. Ti ringrazio come sempre, Andrea. Io ti saluto, arrivederci. Ciao, grazie, ciao. Grazie ad Andrea Bosco, ci siamo aggiornati su quello che è il suo Bosco pensiero.
Io naturalmente vi invito a iscrivervi al canale e fatelo perché non vi costa assolutamente nulla. Siamo naturalmente ora in attesa, giovedì è vicino, insomma, con il Nantes di vedere come la Juventus reagirà anche in ambito europeo. Prima volta che giochiamo l'Europa League, non ci siamo abituati, ma ci si abitua a tutto, anche al peggio, ce ne stiamo riaccorgendo purtroppo. Ci vediamo presto. Iscrivetevi al canale.